ci sono delle porte che non si possono aprire nella vita. Dove lo porto, signori? Andrò a finire che parcheggerò a Coccomaro. L'aria fresca, o a San Salino, mare di freschezza. Te chiamavano Clint Eastwood. Il limite della velocità non lo conoscete. Come i Rotoloni Regina, tra l'altro, non finiscono mai. Ah, signora mia. Si è incastrato pure il libro, mi pare. Ma non lo so. Incastrate i libri, vi incastrate voi stessi. Cioè, non lo so. Vorrei porre fine alle tue sofferenze, ma non lo so. Oh, come hai fatto a salirci? Lo sai solo tu. Lì però non deve salire sul tavolo, Facciamo una finita. Oh no? Scusate, cioè, stava incastrata poi sopra il tavolo, dai. La testa? Dov'è finita la testa? Quanto potente è sta pistola? Cioè, è riuscita a far zompare la testa. Peggio di un fucile a pompa, oh. Che bello. Proprio da stare qui. L'aria fresca. Un mare di freschezza. Non le farò male. Quella invece l'ho uccisa per buoni motivi. Nemmeno sta porta si può aprire. Mannaggia miseria. Ci sono delle porte che non si possono aprire nella vita. Quello che faremo oggi con il nostro caro Jacob. Si è cambiato, come non so, i pompieri hanno questo potenziamento, cioè si cambiano i vestiti così. Inutile, cioè io non trovo neanche parcheggio. Andrò a finire che parcheggerò a Coccomaro o a San Salino, boh, non lo so. Questo fatto della cripta, cioè me lo sono tenuto per non si capisce quanto tempo. Oh madò, ma come? Siamo nella cripta. Ce lo so, c'è un sassofono che suona, ma vabbè, fa parte della scena. Ok, adesso qui cosa dovremmo fare? Aspettate, se non sbaglio devo mettere, ecco, questi così qui degli assassini. Non li ho trovati tutti. Cambio di programma. Col tempo cercherò di farlo quella cosa lì, appunto. Ok, quello è volato proprio. Sali, sali, sali qui. Ok. A cavallo parti. Mocca a te. Non parte. La carrozza. Oh. Quelli che fanno? No, è inutile. Tutti che sparano. Tutti che menano. E che siete? Vabbè, spara ancora. Non lo so. Te chiamavano, non so, Clint Eastwood. No, me vedono, me vedono. Mi mortacci vostro. Ma quello... Sei un po' incastrato, proprio posso dirtelo. Buongiorno. Il limite della velocità non lo conoscete. Non pare nemmeno io. Aia. Attenzione, attenzione. Entra qui dentro. Ma dove sto andando? Sì, buonanotte. Non riuscirò mai a sbarazzarmi di questi qui, Sono troppo furbi. Ora, gli unici che mi riconoscono di sgherri sono quelli con l'abito nero. Quelli con l'abito rosso non mi riconoscono più. Dove lo porto, signori? Niente, raga, certe volte si bugga sto coso. Non mi dai il segnalino. Non mi dà dove portarlo sto coso. Cioè in poco parole l'ho fatto tutto sto macello per niente. Perché poi si bugga in questo modo e non mi dice dove lo devo portare. Un lavoro fatto così alla cavolo di cane proprio, Bellissimo. Non so perché certe volte si bugga. Fatto sta che mi dà il nervoso perché io faccio sti lavori e alla fine. Ok, ruba la carrozza. E che non vi conosco. Vai, facciamo come a Spider-Man. No, quella mi vede, quella mi vede. Corri, corri. Lo sapevo io. Lo sapevo io. Ok, sarà meglio entrare in incognito. Ok. Beh. No, dai, è caduta. Oh. Non so che mo mi scoprono. O forse no. Sapevo io che alla fine mi scoprivano. Beh no, questi no, sono scemi. Ehi, Gumba, che vuoi fare? No, 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 no. Mica sono partiti con la carrozza, no. Raga, non vedo più la carrozza. È scomparsa. Sì, però dai, non è normale. Ma è che si buggano le cose in modo strano. Perché
Cioè, non ho vista partire la carrozza, vi giuro. Promette di essere una giornata storta, una puntata storta, è inutile. Io faccio le cose, la carrozza che non mi dà il segnalino per dire tu la devi portare a quel posto. Questi che fanno scomparire la carrozza, e dai. Cioè, ce l'hanno proprio con la carrozza, eh. Mo tipo scompare sto baule, ci manca solo questo. Potresti andare... Potresti arrampicarti, per l'amor di Dio. Uff, una fatica. Comunque devo raccogliere tutti sti glitch, li devo prendere tutti. Anche perché sono tantissimi. Cioè, vi rendete conto quanti sono di glitch? Cioè, sono 23. Oh mio Dio, quanti ne sono. No, vabbè, mi devo mettere un giorno, li devo fare tutti. Abbiamo fatto queste cose qui che poi sono banali. Che è il giardino reale. Eh sì. Salve. Tu proprio c'hai il laghetto vicino di te. Oh, dove vai? Io sono qui. Operazione ultimo minuto. Certo, se te ne vieni qui, te fermi. Ricordi della regina Vittoria. Trova il capo dei nuovi templari che si è dato alla fuga. Ah, quindi c'è un altro capo. Come i nottoloni regina, tra l'altro, non finiscono mai. Cosa vuole? Tuo marito amava questi giardini. Per lui erano un porto sicuro nel mezzo delle tempeste di questo mondo. Non dice niente. Mi manca così tanto. Lo troverò, maestà. What do you want from me? Come si spaventa, mamma mia. Vabbè, dobbiamo trovare il capo dei templari. Insomma, ce n'è un altro. Se n'è andato... Crawford, ma sta questo qui. Togliti, devo andare veloce. Comunque c'è un po' di mal di gola, proprio lo dico col cuore. Eccolo lì. E la cosa migliore che vorrei fare. Quello da dove è uscito. E la cosa migliore che vorrei fare è stare aggrappato alla carrozza e pedinarli in quel modo. Solo che è un po' difficile in corsa. Poi da come vanno veloci spaccano tutto pure. Che via, 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 via. Non farti vedere. Jacob, come va? Tutto bene? Diamine, devo allontanare quegli esplosivi dalla gente. Ruba la carrozza, che carrozza quella? Oh no, questi mi vedono. Quella carrozza. Ok, facciamoli fuori. Sai che me ne importa a me. Oh, ah, disgraziato. Stanno proprio con sto pugnale, cioè, è una bellezza. Prendiamo la carrozza. Quelli da dove si sono... Che succede? Questo piglia fuoco, Che è come a Bud Spencer Terence Hill. Pure qua prende fuoco. Avete fatto veramente una strage. Corri, corri, corri. Mi sto portando un palo pure. Sono stufo di questi templari dinamici. Ok. Fuggi prima che il carro esploda. Vattene via. È esploso tutto, ragazzi. Oh, madò. Beh, l'importante è che non si è esploso anche il ponte. Vabbè, ma il capo dei templari non l'abbiamo trovato. Cioè, non l'abbiamo mica preso. Ragazzi, è rimasto incastrato il palo. Comunque, vediamo. Sicuramente ci sarà la continua. E infatti. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Noi intanto ci vediamo con questa puntata che sarebbe la continua. Quindi diciamo la parte 2 di questa missione. Allo stesso tempo ne abbiamo viste di tutti i colori.